presentato il progetto 3-2-1 Sport 2012. Quali sono le conferme e le novità di questa 8ª edizione? Beh, innanzitutto a livello di numeri, rispetto alla media degli ultimi 4-5 anni abbiamo quasi raddoppiato il numero di posti disponibili per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, quindi oggi abbiamo quasi 9100 posti disponibili per avviare i bambini di quell'età, bambini e bambine, a una pratica sportiva di fatto gratuita per almeno un mese, un minimo di 8 lezioni con una scelta tra 58 discipline. Questi sono i numeri principali del 3-2-1 Sport. Quali sono le principali novità che abbiamo apportato? Sono prima di tutto una completa rivisitazione del metodo, quindi abbiamo abbattuto completamente i costi relativi all'invio postale. Prima venivano inviate quasi 9000 lettere a casa dei riminesi. Crediamo che sia un metodo vecchio, che sia, come dire, passato, non è più, come dire, in linea neanche con il nostro programma di mandato. Noi abbiamo utilizzato invece la collaborazione con gli istituti scolastici della provincia, che ringraziamo per la collaborazione, e tutti i moduli sono scaricabili sul sito del Comune di Rimini. Quindi una informatizzazione che ha portato a un grosso risparmio. Poi abbiamo coinvolto le società sportive in una maniera diversa, nel senso che le abbiamo anche coinvolte preventivamente nella concertazione proprio del programma, anche delle lezioni. Quindi con loro abbiamo scelto la taratura giusta per dare ai bambini il massimo, come dire, del servizio anche in termini di accompagnamento. Abbiamo quest'anno addirittura 71 posti per bambini disabili e io qui faccio veramente un ringraziamento a quelle società sportive che riescono a affiancare gli istruttori sportivi anche a personale che ha le competenze, come dire, anche psicologiche di lavorare con i bambini disabili, perché sia, diciamo, i normodotati sia i disabili hanno nell'attività sportiva una possibilità di svago, di emancipazione e di crescita. Confermato l'impegno economico del Comune, ci sono anche alcune scelte che permettono anche alcuni risparmi. Certo, le scelte che dicevo prima vanno assolutamente in linea con quel bilancio che abbiamo appena approvato. Il settore dello sport in tutti i comuni è uno di quei settori nel mirino dei tagli. Allora, noi abbiamo detto non vogliamo tagliare perché crediamo che questo progetto qui sia fondamentale per i bambini di quell'età. Risparmiamo, mettiamo 18.000 euro di risorse del comune, ringraziamo tutti gli sponsor che hanno aderito e quindi qui non mi stancherò mai di ringraziarli. Finisco anche col dire che oltre a tutta la veicolazione del materiale, che a questo punto è a costo zero, abbiamo avuto anche la realizzazione in house, quindi fatto in casa dai nostri funzionari, di tutta la parte grafica. Quindi non abbiamo esternalizzato nulla, abbiamo fatto a costo zero praticamente anche tutta la grafica del progetto. Le modalità per iscrivere i bambini a 3-2-1 Sport. Dal 29 giugno le famiglie dei bambini aventi diritto all'iscrizione troveranno sul sito internet del comune, sportcomune.rimini.it, tutto l'elenco delle 59 opzioni disponibili, cioè delle 59 discipline sportive praticabili gratuitamente. Poi potranno iscrivere i propri figli ad una di queste discipline con un collegamento internet, collegandosi al nostro sito da martedì 3 luglio dalle ore 14 fino al 31 luglio alle ore 24. In più, i genitori invece dei bambini che non dispongono di un collegamento alla rete internet potranno presentarsi di persona con il modulo con sopra le credenziali di accesso presso l'ufficio iscrizioni, che sarà allestito al Palasport Flaminio in via Flaminia 28 e che sarà aperto tutti i martedì e i giovedì di luglio dalle ore 14 alle ore 17, proprio a partire sempre da martedì 3 luglio. Se qualcuno dovesse perdere la lettera che gli è arrivata a casa? Dovrà presentarsi presso il nostro ufficio, dimostrare di essere il genitore di un bambino avente diritto e gli verrà ridata la copia di quella lettera con le stesse credenziali di accesso, con le quali potrà poi accedere personalmente da casa o al palazzetto andando al nostro ufficio iscrizioni. L'obiettivo per quest'annata, anche a livello numerico, abbiamo detto i numeri degli aventi diritto e quanti bambini potranno partecipare, insomma, vi augurate che possano partecipare? A noi è chiaro che l'obiettivo è che venga sempre esaurita la capienza massima, non è sempre possibile perché
Sappiamo che avviare i bambini e le bambine all'attività sportiva è difficilissimo. Io faccio sempre un appello ai genitori di accompagnarli sia fisicamente a fare sport, ma di accompagnarli nel modo giusto anche nella scelta della disciplina sportiva, cioè assecondare le loro passioni, non costringerli a fare nulla e non essere, come dire, oppressivi se magari la pratica sportiva non è quella che loro avevano scelto per i bambini. I bambini devono scegliere in base alle loro passioni lo sport, non ci devono essere costrizioni, lo devono vivere soltanto come uno svago, è un momento di crescita. Quali sono le discipline solitamente più richieste? Allora, le più gettonate sono sicuramente il nuoto e la danza. Abbiamo tantissime associazioni sportive di queste due discipline, però è chiaro, dopo abbiamo anche tutta una serie di discipline anche un po' particolari. Quest'anno abbiamo il rebound, il jiu-jitsu, poi vabbè, la vela, perché è un periodo settembre che comunque si può fare, ma ripeto, 58 discipline sportive sono comunque tante.